Bentrovati a Neve Sport. Con lo spettacolo della neve oggi siamo in Trentino per la regina delle granfondo invernali, la Marcia Longa. Leader incontrastata nell'ambito dello sci di fondo nazionale, dal 2003 è tornata al passo classico con un grande successo di partecipazione. Il percorso è quello storico da Moena fino a Cavalese, 70 km che si snodano tra i paesi e boschi della Val di Fassa e della Val di Fiemme. Richiamo forte per un impressionante numero di fondisti che giungono da tutte le zone d'Italia, d'Europa ed anche da altri continenti, con una forte presenza di atleti scandinavi, in particolare norvegesi. Una vera e propria kermesse che a fianco della gara tradizionale propone anche la marcia longa light di 45 km. Dopo la partenza, accompagnata da sole splendente e meno 10 gradi percepiti, tutto come la copione, con il gruppo di norvegesi e svedesi a dominare i primi chilometri, sempre e comunque scortati dagli azzurri. Il primo riscontro importante è avvenuto a Canezei, dove il gruppo di testa di circa 30 atleti era cappeggiato dal norvegese Simeon Ostensen, seguito dal connazionale Morten Pedersen e dal ceco Rezac, con Bruno De Bertolis che ha tenuto il gruppo, passando in quinta posizione. Sulle code dei primi c'erano anche gli svedesi Aitken Blink, Svard e gli italiani Piller Kotler, Kostner, Paredi e Bonaldi. Al 30° chilometro tra Canazei e Predazzo, brutto affare per l'Italia. Pietro Piller Kotler inciampa sui binari, cade, si infortuna al ginocchio ed è costretto al ritiro. A Predazzo, 45° chilometro, è passato in testa Rezac, ma il gruppone è rimasto ancora compatto, anche successivamente con Ostensen e il ceco a fare da traino, sempre seguiti a vista dai due Aucheland e da Arlin. Thank you.
salita di cascata è da sempre la vera protagonista. La salita che fa andare di braccia quasi gli sci fossero canoa e le racchette pagaie. E qui i falchi si sono scagliati sulla preda. Il traguardo, ovviamente. Jørgen, visibilmente indispettito dalla poca collaborazione dei colleghi di gara, ha iniziato ad alzare il ritmo quando mancavano 2 km alla fine. L'unico a tenere a botta è stato inizialmente Arlin, ma Rezac e Andreas Haugland non intendevano certo mollare ora. La salita di cascata la conoscevano tutti a menadito e non appena Arlin ha mostrato il primo segno di cedimento, i due altri inseguitori ne hanno approfittato e sono saliti sul podio provvisorio a caccia del fuggitivo Jørgen. Jørgen Haugland però ormai è troppo lanciato verso il quarto successo di carriera alla marcia lunga. Questa volta la vince in 2 ore 58 minuti e 21 secondi, davanti a Rezac 2 ore 58 minuti e 28 secondi e al fratello Andreas Haugland in 2 ore 58 minuti e 37 secondi, che ha comunque indossato il pettorale di nuovo leader della FIS Marathon Cup. Primo degli azzurri, uno straordinario Bruno De Bertolis, che è giunto sedicesimo. La marcia lunga in rosa invece è stata vinta da una splendida Seraina Bonner, svizzera, in 3 ore 29 minuti 25 secondi, davanti alla norvegese Laila Kveli, in ritardo di 1 minuto 56 secondi. Terzo gradino del podio per la russa Tatiana Jambaeva, in 3 ore 31 minuti 55 secondi. C'è da dire che la leadership della Svizzera Bonner, esattamente come accadde 2 anni fa, non è mai stata messa in discussione durante tutti i 70 km di gara. E questo è il podio maschile di questa marcia lunga, con Anders Haugland al terzo posto, Stanislav Rezac al secondo e Jørgen Haugland al primo posto. La marcia lunga è una delle più importanti gare della stagione e sono entusiasta di averla vinta. All'inizio con altri atleti abbiamo cercato di staccarci dal gruppo, ma non siamo riusciti, così un gruppo di più di 30 persone si è fiondato giù per la discesa. Sono passato davanti negli ultimi 20 km e ho iniziato a spingere sempre più forte fino all'arrivo. Podio femminile con Jambaeva, Kveli e la svizzera Bonner. Yeah, it's actually the second ho partecipato time due volte e due volte ho vinto. Really credo che questa gara sia fatta per me. La pista era perfetta, il tempo oggi semplicemente favoloso. It was a great race for me today. We'll be right back.
Rimaniamo sempre in Trentino, ma ci spostiamo negli altipiani di Folgaria, Luserna e Lavarone. Qui è nata la Mille Grobbe, gran fondo di sci nordico, nel 1977. La gara che ogni anno richiama sugli altipiani centinaia di atleti, fiore dell'agonismo sportivo internazionale. La Gran Fondo Mille Grobbe è la più antica gara a tappe di fondo e si svolge su due giornate con due prove di 30 km, prima in tecnica classica e poi in skating. L'evento prende il nome da Malga Mille Grobbe, il qualificato centro del fondo che da sempre ospita la manifestazione. Tantissimi nomi importanti che hanno filmato l'Albo d'Oro, tra cui Manuela Di Centa, Maria Canins, Maurilio De Zolto, Marco Cattaneo, Biagio Di Santo e Masako Ishida. È stata una gara decisamente senza storia questa 31esima edizione della Gran Fondo Mille Grobbe. Dopo le prime schermaglie se la sono filata in due Daniel Yewilla e Daniele Compagnoni. Sono stati oltre 250 i fondisti al via. La pista era in condizioni ottimali, bella ed affascinante come sempre, a prima vista semplice da affrontare ma la resa dei conti molto impegnativa, con i suoi continui saliscendi tali da non consentire un momento di respiro. Se Daniel Yewilla è stata la sorpresa della giornata, Nicola Morandini è stato la sorpresa, per così dire, negativa. Tutti si aspettavano dal neo acquisto del team svedese Coop il classico colpo di mano, ma non è stato così. Dopo lo start, alla testa, si è formato un gruppetto con i migliori, subito a dare il ritmo Morandini, con a fianco Carrara, Mitch, Yewilla, Compagnoni, Bosin, Giovine, Colamarino e Giacomelli. Ma dopo circa 7 km, Daniel Yewilla ha pigiato sull'acceleratore e quella che ai suoi compagni di testa sembrava una bravata ha rappresentato invece l'affondo fatale. L'alpino valdostano se n'è andato in perfetta solitudine e quando dietro si sono accorti che non era un diversivo, ma un vero e proprio tentativo di fuga, è stato troppo tardi. Dopo pochi chilometri, Yewilla era già da solo e dietro, costretto a rincorrere, si è messo Carrara, ottimo sarto, ma per lui è stato impossibile ricucire lo strappo. Dopo di lui si è buttato l'abruzzese Andrea Colamarino, poi un'altra coppia di papabili al podio, Morandini e Mitch. A quel punto la gara ha raccontato davvero poco, se non per il recupero di Daniele Compagnoni, che è stato capace pure di agganciare Morandini e di superarlo nel finale. Dietro, Mitch e Bosin hanno dato del loro meglio, ma la locomotiva Yewilla ha imposto un ritmo fortissimo. Dietro di loro il vuoto, tanti atleti, ma tutti su un altro pianeta. A mettere subito la freccia tra le donne è stata Elisa Brocard, arrivata a Lavarone col chiaro intento di mandare un messaggio forte al direttore agonistico della nazionale. Fra un mese parte il campionato del mondo in Val di Fiemme ed Elisa ha fatto sapere di avere buona dimestichezza anche su queste distanze, in classico. Ha fatto tutto da sola. È partita veloce, ha fatto lo slalom tra i maschietti, si è messa alla testa con un ritmo indiavolato e dietro tanta polvere, pardon, neve. Nulla da fare per Debola Roncari. La veronese non è mai riuscita ad agganciare la valdostana, ma neppure ad intravederla da lontano. Semmai, a metà gara, dopo Malga Basson, la Roncari si è sentita il fiato sul collo dell'intramontabile Eugenia Biciugova, che in salita è un vero trattore, ma che in discesa tira il freno a mano. La gara, come tra i maschi, si è delineata fin dalle prime battute e le tre hanno navigato sempre nelle medesime posizioni. Ma torniamo al finale maschile, dove Yewilla ha mantenuto intatto il suo ritmo indiavolato, gli altri non sono riusciti a imitarlo e così Valdostano è arrivato tutto da solo sul traguardo dopo 1 ora 15 minuti e 45 secondi, segno che la neve non era velocissima nonostante la temperatura intorno a meno 10 gradi. Bruno Carrara nel finale non ha voluto spremere i propri muscoli ed ha controllato la situazione ed è balzato sul secondo gradino del podio a quasi un minuto di distacco. Bravo, anzi di più Andrea Colamarino,
Il terzo posto vale di più se dietro ci sono nell'ordine Compagnoni, Morandini, Mitch e Bosin. Il primo tra i master, giusto rimarcarlo, l'asiaghese Marco Crestani, undicesimo. Tra le donne non è cambiato nulla, Elisa Brocard su due schegge, gli sci glieli ha preparati guarda caso Yeouila, è volata da sola verso il traguardo con un distacco abissale oltre 10 minuti su Deborah Roncari, mentre terza giungeva la russa ormai italianizzata Bichugova. Dietro, ma mai entrate nella lotta per il podio, Tarter e Zamboni. E siamo alla seconda giornata di questa 31esima Gran Fondo Mille Grobbe. Una fitta nevicata ha ammantato di fresco gli altopiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, tanto che la giuria della collaudata gara trentina ha preferito proporre due giri di metà tracciato, anziché la tradizionale bella 30 km in linea. Gara in tecnica libera, non priva di sussulti, con un avvio a razzo del bergamasco Giovanni Gullo, capace di guadagnare fino ad un minuto di vantaggio e con recupero negli ultimi chilometri dei due alpini del Centro Sportivo Esercito, Yeouila e Compagnoni, con degli sci che erano quasi dei missili, anche se pure loro ci hanno messo del proprio. La poliziotto bellunese Sara Pellegrini è invece la reginetta al femminile, in testa dal primo all'ultimo metro, con la bergamasca Melissa Gorra, incapace di tenere il ritmo micidiale della Zoldana. Come sempre, affascinante la partenza mass start con gli atleti senior a cercare subito un varco nel gruppone e con l'abruzzese Colamarino, terzo in classifica, finito sci all'aria. Ma bastano pochi chilometri per il primo sussulto. Giovanni Gullo, già dopo una manciata di chilometri, riesce incredibilmente ad allungare tutto da solo, con una decina di avversari incapaci di riacciuffarlo. Rigoni, Yeouila, Kostner, Fantoni, Frasnelli, Carrara, Valors, Mitch e Salvadori sulla seconda salita sono in fila indiana, ma non riescono a reagire, mentre il bergamasco si allontana sempre di più. Dietro altri gruppetti tra i quali si nota Compagnoni. Al primo giro di boa la situazione era immutata, con Gullo avvantaggiato di oltre 40 secondi. A quel punto i pronostici per il successo erano tutti a suo favore. Nessuno infatti avrebbe pensato che da dietro qualcuno sarebbe stato capace di mangiarsi quasi un minuto di svantaggio. Non la pensavano evidentemente così gli alpini. Compagnoni è risalito da dietro sul gruppetto degli inseguitori e poi ha raggiunto il suo compagno di squadra Yeouila. È bastato uno sguardo, la sintonia era grande. Un balzo sugli sci e i due in un battibaleno hanno allungato e sono arrivati ad agganciare Gullo, decisamente sorpreso. Poi nel finale i due alpini hanno fatto gioco di squadra e primo e secondo posto hanno cambiato padrone. Yeouila ha bissato il successo della gara in classico, aggiudicandosi anche la combinata, mentre Compagnoni, secondo, è risalito nella combinata fino al terzo posto. Sorpreso ovviamente Gullo, che non sapeva darsi pace per una vittoria buttata al vento, anzi nella neve. Dietro in ordine Fanton, Carrara, Rigoni, Frasnelli, Salvadori, Mitch e Kostner a chiudere i migliori 10. Per quanto riguarda la gara femminile, Sara Pellegrini era uno scalino nettamente sopra tutte. Ha affrontato la sua gara senza mai essere avvicinata da Melissa Gorra, che in cuor suo sperava nel successo. Netto il distacco tra le prime due, 1 minuto e 40 secondi. Ed ancor più marcato quello di Clara Bettega, terza, giunta davanti a Francesca Di Sopra. Nel finale ancora tanta neve, a coronare una Mille Grobbe che mette in archivio la 31esima edizione.
E questa è la classifica della seconda giornata della Gran Fondo Mille Grobbe, con al primo posto Daniel Yewilla, al secondo Daniele Compagnoni e al terzo Giovanni Gullo. Per quanto riguarda le donne, prima Sara Pellegrini, seconda Melissa Gorra, terza Clara Bettega. E questa invece è la classifica della combinata delle due giornate di gara, con al quinto posto Riccardo Micca, al quarto Andrea Colamarino, al terzo Daniele Compagnoni, al secondo Bruno Carrara e al primo l'alpino del GS Esercito Daniel Yewilla. Per quanto riguarda le donne, terza Elisa Gianola, seconda Rosanna Costa e prima Eugenia Viciugova. Sport anche per oggi è tutto. Lo spettacolo della neve torna la prossima settimana.